Ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Aero Nerd 96. Io prima cosa ringrazio il mio amico Italy Nerd per la sigla Lolandina e oggi diciamo che porto qui sul canale una scena post credit che volevo già girare, cioè fare questo video già da parecchio tempo, solo che mi sono preso del tempo, ho riflettuto per darvi diciamo una mini teoria che mi sono fatto in testa io e mi sto riferendo praticamente alla serie di Miss Marvel. Che potete, come già avete seguito sul canale, ogni mercoledì usciva in concomitanza dell'episodio una recensione. Diciamo che questo qui è un video che ho fatto io, che volevo farmi una mini teoria per farvi capire cosa è successo durante la scena post-credit. Se avete visto bene, Miss Marvel si conclude con Kamala Khan che viene trasportata in questo universo, che praticamente il braccialetto la porta in un universo alternativo e al suo posto arriva Capitan Marvel. Questo cosa ci sta a significare? Che sicuramente il braccialetto, come abbiamo visto dai primi indizi, appartiene ai Kree e sicuramente sarà un antico oggetto che Kamala avrà ereditato dalla mamma, come abbiamo visto, che accende il Noir, ovvero il potere che ogni inumano, anzi non inumano perché viene pronunciata la parola mutanti. Quindi il primo indizio è proprio lì, che la Noir mette in luce, diciamo, questa cosa dei mutanti che come primo concetto ci sta con Kamala che nel Marvel Cinematic Universe. Diciamo che è una scena post-credit che sicuramente vedremo The Marvels con Kamala Khan, Monica Rambeau, Capitan Marvel, però bisogna vedere il nesso, cioè, perché come ben sapete la teoria del multiverso ormai può succedere di tutti e io quindi penso che secondo me il film The Marvels si baserà secondo me sulla trama sarà secondo me che Capitan Marvel sarà in cerca con Kamala Khan all'interno della galassia, quindi all'interno del multiverso. Questa diciamo è una mia supposizione, perché come vedendo Loki e vedendo l'altra serie della Marvel posso dire che si sapeva che doveva uscire la scena post credit su Capitan Marvel, però non si sapeva con quale ottica e secondo me molto probabilmente vedremo il continuo di The Marvels. Diciamo che questa post credit è una post credit che ho apprezzato talmente tanto come la serie in generale e diciamo ho voluto portarvi questa diciamo nemmeno recensione, questa mia supposizione della scena post credit, perché sono uscite una marea di cose e quindi nel fare altre recensioni, fare delle live e poi perché anche è venuto il mio compleanno, ho deciso di mettere questa cosa da parte per poi portarvela qui sul canale. Quindi faccio questo video per dirvi che secondo me vedremo The Marvels dove ci sarà Kamala Khan, Monica Rambeau e Capitan Marvel che proseguiranno ciò che ci è stato detto in Capitan no, in Miss Marvel, perché secondo me la scena post credit di Miss Marvel si collegherà a quel film e sono convinto che vedremo secondo me qualche indizio anche in Secret Invasion, una serie che hanno annunciato della fase 4. Diciamo ragazzi che questo è quanto ho potuto analizzare io dalla scena post-credit, perché è una scena molto molto succosa e vi consiglio di recuperare praticamente tutta Miss Marvel che potete trovare anche con il mio aiuto le recensioni di tutti gli episodi che sono usciti man mano che ho fatto ogni mercoledì. Diciamo che la serie mi è piaciuta, è una serie molto molto bella e sono convinto che la scena post-credit la vedremo prima di tutto in The Marvels e sono convinto che Capitan Marvel cercherà Kamala Khan in The Marvels perché è un punto di inizio, anche perché nei fumetti praticamente Capitan Marvel è la versione più adulta di Kamala Khan, però non penso che sia così anche nella scena post credit, perché praticamente vediamo che possiamo vedere che praticamente Capitan Marvel si trova nella stanza di Kamala senza sapere come e perché, quindi sicuramente non sarà come nei fumetti. Io ragazzi, come sempre, vi consiglio sempre di vedere la serie. Questa secondo me è una mia teoria che mi frulla in testa e che ho deciso di portarvi qui sul canale. E noi ragazzi ci vediamo in prossimi video, in prossime live. Come ho detto anche stamattina ce ne saranno sempre molti, anche se in futuro ci dovranno essere degli impegni o altro. Io vi voglio bene 3000 e come dico sempre, al vostro amico AeroNerd96 non rimane mai senza contenuti, è sempre ricco di contenuti e idee per voi. Noi ragazzi ci vediamo e come dico sempre, voglio bene, dite lo stesso voi perché lo so che lo sapete. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!